Allora, video spesa parte così, ragazzi, perché devo mettere la roba nel congelatore. Allora, carne trita, voi la roba che metto nel congelatore non la vedete mai, carne trita. Vedo mozzarelle, ma queste vanno portate su, non giù. Aspetta, poi abbiamo fagiolini, forse vanno portati sempre i fagiolini. Qui ho preso totani, che non li vedete mai, li prendiamo spesso. Totano, anelli di totano romana, buonissimi, li faccio con la friggitrice ad aria, un po' di due. Poi ho preso il cavolfiore, che io adoro il cavolfiore, li porto su. Aspetta, ne ho presi due di questi, poi ho preso. Ah, la mozzarella per la pizza va su anche questa, perché stasera appunto faremo la pizza. Qui ho dei funghi champignon che da un po' che non prendo. E poi per ultimo, le patate rosmarinate. Ma io ho preso anche. No, basta, va bene. Allora adesso scarico qua in cantina e ci vediamo dopo. Allora, ragazzi, eccoci. No, Avete sta visto il bene. primo pezzo? No, tanto si vede. Avete visto sì, Marco che apre il frigorifero e viene via un po' di sole. Allora, avete visto il primo pezzo delle cose che ho messo giù nel freezer? Nel, com'è che si chiama il freezer? No, il congelatore, pozzetto, ecco, chiamiamolo così, ma è più un congelatore che un pozzetto. Allora, partiamo perché c'è tanta roba. Perché mi conosce e sa che io senza scamorza non vivo. Scamorza affumicata Land, questa è buonissima. È tutta la spesa dell'Eurospin questa. E ho prese due e appresso perché appunto senza scamorza non si può sta bocconcini scamorza affumicata. Io questa, ragazzi, la taglio anche a pezzettini e la metto nelle polpette a volte, non sempre, però a volte quando ce l'ho le metto. Ne ho presi due anche di questi, una e una, due, eccola qua, buona 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 buona. Poi mozzarella, ho preso la mozzarella perché io la metto nella pasta pasticciata, poi quando magari una sera facciamo panini la tiro fuori, ci cioè mangiamo metà io, metà Marco. Insomma, la mozzarella fa sempre comodo. Buone, questa è da aprire però, è da aprire e da... Poi ho preso una pasta sfoglia, sì, ho preso una pasta sfoglia. Tonda da mettere in congelatore da farcire come mi aggrada di più. Ultimamente vi ho fatto vedere anche la ricetta: metto le patate, il prosciutto e la mozzarella squisita, squisita. Poi andiamo avanti. Prosciutto a dadini, viene comodo per ogni cosa. E ma prosciutto cotto, dadini, vabbè, te le metti dove vuoi. Poi io ho preso del ragù, questa qui è una marca veramente buona, Delizie Sole. Ho preso anche i pomodori, qua le bottiglie di pomodoro, poi le vediamo bene. E questa marca mi piace tanto, qua quando non c'ho voglia di fare niente, pigli e metti, soprattutto per le schiacciatine. Si chiamano le schiacciatine o tipo le schiscette che si porta Marco. Sempre per parlare di schiscette che si porta Marco, insalata di tonno messicana, io gliela aggiungo nella pasta, ormai questa l'avete vista e stravista nelle mie varie spese perché lui gli piace, se la prende e per cui quando vado all'Eurospin non possono mancare l'insalata di tonno messicana e aspetta che arrivo e l'insalata di tonno mediterranea. Com'era la canzone di Mediterranea? Ah, la canzone di Ram, amore. Va bene, adesso non c'entra niente la canzone di Ram. Poi, qui abbiamo della piadina classica, però abbiamo preso quella più piccolina. Ce ne sono all'interno 4. Non so se si vede, 1, 2, 3, 4. E allora io non vado matta per la piadina, però Marco, che ne so, la sera che magari decidiamo di fare la piadina, ne ho prese 4, così lui se ne fa 2 più 2, perché una ovviamente a Marco non gli basta. Io non ne vado matta. Poi abbiamo qui della bellissima mousse con salmone,
che da un po' che non prendo, che associo con, te guarda, ci sono giusto giusto filetti di salmone al naturale, ne ho presi due perché questa mousse la divido in due per farci le pennette al salmone. Trovate il video nel mio canale, facilissima da fare e buonissima, e questi vanno in coppia, viaggiano in coppia. Poi latticino fresco alle erbe spalmabile, questo non può mancare, sia della Philadelphia sia della Land, di qualsiasi marca che trovo, non può mancare. Abbiamo del formaggio grattugiato, no, questo non è, c'è un altro pacco di qualcos'altro di formaggio che ora non trovo, ma fidatevi che c'è, lo ritroveremo eventualmente più tardi. Grana padano DOP grattugiato, questo mi piace molto, molto molto molto. Poi cosa abbiamo qui? Snack dei gatti, snack, allora salmone, trota e aringhe, i croccantini, l'ego ne va matto, cioè quel gatto lì vivrebbe solo di croccantini, capiscimi a me. Mentre questo è snack ripieno con formaggio, ovviamente sono da 60 grammi e durano un po'. Royal con formaggio. Royal con formaggio, poi abbiamo il limone. Ne abbiamo, quanti ne hai presi Marco di limone? Tre. Allora uno, due e tre, eccoli qua. Sì, noi ci troviamo comodi con la bottiglietta, vai amore. Va bene, anche comodo da mettere ogni tanto nell'acqua. Ah sì, lui lo mette anche nell'acqua e se lo beve. Allora andiamo avanti. Ah, qui andiamo avanti con la zuppa con farro e verdure. Questa l'avevo già presa una volta e mi piace molto, la mangio io a mezzogiorno, questo viene due porzioni, infatti io la divido per due volte, la faccio andare un giorno, poi il restante lo metto via e lo mangio il giorno dopo. Mi piace veramente molto, foglia verde, zuppa con farro e verdure. In settimana, quando Marco non c'è che al lavoro, io mi faccio le zuppe, una che è buonissima e due. Questa qui invece forse l'ho già provata una volta ma non mi ricordo, quell'altra l'ho provata sicuramente ed è strabuona. Questa invece mi sembra di non averla ancora provata, zuppa e legumi e cereali. Questa non credo di averla provata, però se è buona quella è buona pure questa, cioè uno più uno fa due, capisci? Eccolo qui l'altro formaggio grattugiato, sì, perché io li mischio, quando li metto poi nel barattolone mischio i formaggi per avere più sapori, insomma. Questo qui è normale, grattugiato. Poi questo me lo puoi mettere via. Qui abbiamo, eccoci, allora, le fresche fette, prosciutto cotto alta qualità. Questa la metteremo stasera sulla pizza. Voi questo video lo vedete domani, domenica, per cui noi la pizza l'avremo già fatta. Ecco qua il nostro principino. Amore! Il mio piccolino, amore mio! Sei chi è in mezzo di bontà. Allora, questa la metterò sulla pizza. Poi ho preso un po' di scorta, ovvero di solito ne usiamo due per le pizze, perché le pizze vengono due teglie abbastanza grosse e facciamo metà teglia con il salame piccante qua di Marco, eccolo qua, che lui ci mette questa spianata piccante calabrese, mentre sull'altra piena, più sull'altra metà, mettiamo appunto il prosciutto. E il prosciutto di solito una non basta, metto sia questa che appunto questa qua, una due e la spianata per la pizza. Poi abbiamo preso lo speck affumicato con legno di faggio, buonissimo lo speck, io lo adoro. Altro speck, di solito ci faccio i rotolini con le zucchine, che è da un po' che non faccio, ma sta settimana credo che lo rifarò, appunto ho preso due speck apposta. E poi dello prosciutto di scorta, nel senso che vediamo quando usarlo, quando mangiarlo. E Marco ha poi in aggiunta preso salame nostrano carne italiana. Questo amore non lo prendiamo spesso, oggi no, hai voluto prendere. Bravo amore, hai fatto bene. E parlando di salame, ho preso il salame Milano, anche questo non lo prendiamo sempre sempre, però ogni tanto sì, infatti abbiamo preso. Poi andiamo avanti, abbiamo quasi finito, non è per vero,
La mozzarella, allora noi di solito tagliamo la mozzarella con la crosta della pizza, pizzottella, pizzaiola, lì come si chiama. Però Marco oggi fa, ma scusami, ma perché non prendiamo questa che è già sfilettata, che l'ultima volta l'ho usato per la pasta al forno, la pasta pasticciata. Ti dirò, molto buona, molto molto buona. Qua si intravede, ecco, sono 200 grammi, credo che la metteremo tutta perché di solito 400 grammi, la facciamo a metà, per cui credo che andrà via tutta. Poi abbiamo delle zucchine semplici, eccole. Ci faccio la pasta, ci faccio le rotelle, i girelle, insomma le zucchine sono molto versatili, ecco. Poi abbiamo pan bauletto grano duro, di solito questo lo mangia Marco, io invece per me mi prendo il filone a fetta farina di segale, io adoro questo pane qua, anche solo per merenda di solito mangio una fettina così. Poi abbiamo questi snack, ne ho presi due di snack, dov'è l'altro Marco? No, non l'ho ancora fatto vedere. Queste sono mini gallette, mais e legumi, sono buonissimi ragazzi per snackare, invece delle patatine un paio di questi e stai a posto. Mini gallette di mais, adesso non so quale dei due preferisco, ma mi piacciono tutte e due. Questo perché c'è dentro anche le verdurine, c'è dentro, mentre questi sono solo di mais, sono buoni comunque tutti e due, adoro. Poi ecco la polpa, allora questa salsa alle verdure di questa marca Delizie del Sole io veramente adoro, questa salsa alle verdure adoro, buonissima. Appresso ci va la polpa di pomodoro a pezzetti, che è quella che useremo stasera per farci la pizza. E poi stasera, oddio, voi questo video l'avete visto, lo vedrete domani, per cui noi la pizza abbiamo già fatta, però vi dico, l'ho già usata, è buonissima. Poi ho preso questa qui, salsiccia, la salsiccia Delizie del Sole, buonissima anche questa. E sempre per una pasta veloce, rapida, via. Marco si è preso la birra, la IPA, questa è la prima volta che lo prendo. No, la IPA è una qualità fruttata molto buona. Artigianale, birra artigianale italiana, dice che è molto buona, ma a me sembra che non l'avevi mai presa questa, però la IPA è generale. Allora, sempre per le schiscette di Marco, ovviamente sono infinite le schiscette di Marco, perché andando 20 giorni al mese, 21, 22, quello che è, capisci che tu devi fargli la schiscetta per 21 volte, per cui ha voglia a girare a gusti. Allora, questa volta Marcolino ha visto questo tonno all'olio vegetale con peperoncino, lui guai, dove vede il piccante c'è lui praticamente. Ha preso una, due, tre, secondo me una basta, per cui ci fa tre volte. Idem, piselli e tonno, questa anche la faccio anche per noi, per insieme. Di solito la faccio magari il giorno prima, quello che avanza se lo porto a lui la schiscetta il giorno dopo, ecco. Buono comunque piselli e tonno, una bella accoppiata, come si può dire. Poi ho preso l'olio, che non avevo finito però, insomma, di scorta, olio extravergine di oliva della Badia, la Badia. Poi Marco, sempre Marcolino, perché a me le arance non è, mi fanno impazzire, da portarsi al lavoro come merenda, e arance. E poi dello yogurt, che ovviamente mangiamo tutte e due, la yogurt Pathos, questi ci piacciono tantissimo, io adoro questi al caffè. Marco piacciono questi qua, le fragole, anche questi avete già visti, mirtilli avete già visti, perché comunque la spesa si ripete, no? Voglio dire, questa la pesca, oddio, la pesca sa un po' meno, devo dirti la verità. A me non dispiace, però è l'ultimo gusto che mi piace tra i tre, quattro. No, io quello che adoro di più è il caffè. Tu Marco, mirtiglio o fragola? La fragola ti dico che ho rivalutato tantissimo. Ah sì?
Sì, non sono mai andato matto per la fragola. È vero, non è mai andato matto per la fragola, però in questo caso, niente ragazzi, abbiamo finito la spesa, nel frattempo si è svuotato pure il tavolo perché Marco nel frattempo ha messo via tutto. Va bene ragazzi. Vuoi salutare Maria che ti saluta? Ah, devo salutare Carlo. Io non so se adesso Carlo vedrà sto video, ma è tutti i video che mi scrive sotto, salutatemi, salutatemi, salutatemi. Ciao Carlo. Marco, saluta Carlo. Ciao Carlo. Ciao Carlo, tifoso della Juve. Ciao. Tifoso della Juve del mio? Oddio, non mi ricordo, Carlo. Tifoso del calcio. Facciamo così, no, aiuta. Vienici incontro, Carlo, perché non è che ci possiamo ricordare tutto, eh? Cos'è che volevi dire? Di salutare Maria che ti ha salutato l'altro giorno. Ciao Maria. Tamara saluta Maria. Ciao Maria. Va bene ragazzi, spolliciate se... Lei segue video spesa. Va bene. Spolliciate se vi è piaciuto anche questo video. Condividete, scampanellate, ululate. No, ululate no perché è giorno. Guarda che bella giornata. Se sera posso ululare. Allora, prima di tutto stai tranquillo. Guarda che faccia che tieni. Ed è capace con un'arancia sola, con una palla sola. Sì, sono una mano sola. Amore, vuoi salutare? Destra e sinistra, sei capace. Ciao. Ciao.